piccolo. Un piccolo omaggio dalla Valletta d'Eccezione alla signora Laura Cittadini. Grazie. Intanto oltremodo meritato i complimenti. Una domanda però bisogna fare, se no, la curiosità tra noi ci supportiamo. L'aspetto motorio, cioè il gatto che viene costretto in casa a fare sopra un mobile, cosa ne pensa il veterinario? Allora, bella domanda. Questa è una domanda che forse la dottoressa Manichiara Catalani potrebbe, diciamo, esprimere. Allora, una cosa importante che dobbiamo sapere è che una delle malattie croniche più tipiche del gatto anziano è l'artropatia, le artrosi. Vedete come, no? Tu se tieni, come dicono i francesi, no? Cioè tutto ricorre anche nel loro. L'idea di farlo muovere o non muovere, noi non possiamo fare molto nei confronti di un gatto, perché lui è molto autonomo. Sì. Molto, molto autonomo. L'unica cosa, quando cominciamo a vedere che questi gatti mangiano molto, si ingrassano molto, non dobbiamo essere, come dire, confortati da questo aspetto che sta testimoniando il fatto che forse noi siamo dei bravi proprietari, perché lui addirittura esprime un benessere. Quello è un malessere. Quello è un malessere. Quella forse è un'ansia anche che il gatto fa, e ingrassando si muove meno. E il peso grava sulle articolazioni e può aggravare anche questo problema. Quindi è tutto insieme un meccanismo che collega le varie patologie. Bene a lui, fa bene a loro. Che farebbe bene, certo. Allora, grazie ancora. E passiamo la parola alla dottoressa invece, come Chiara Catalani, stimatissima, perché è un medico veterinario che è esperto in comportamento animale. Oggi lei ha un curriculum che è corposo, ma basta ricordare che è un dottore di ricerca in fisiopatologia e medicina degli animali di affezione. È presidente della Società Italiana di Scienze del Comportamento Animale e quindi non ci resta che ascoltarti. Prego. Allora, scusatemi, io sto in piedi perché ci sono dei filmati, quindi mi guardo e commento insieme a voi per voi. Allora, in realtà io ho un ruolo sempre, devo dire, molto divertente. No, ci mancherebbe. Sì. Perché comunque racconto un po' di cose che sono quelle che forse più incuriosiscono i proprietari di animali, le persone comunque che incontro. E oggi vi racconterò brevemente, diciamo, quelle che sono le necessità di un gatto dalla nascita all'età adulta da un punto di vista comportamentale. Quindi come possiamo rendere la vita gradevole, divertente e piacevole a un gatto che vive insieme a noi. La maggior parte dei gatti vive in casa, chiuso in casa, senza possibilità, soprattutto ad Ancona, sono in zone cittadine. Voi vedrete alcuni filmati e alcune foto dei nostri gatti che invece vivono in una situazione assolutamente idilliaca per un gatto, perché in campagna, lontana da strade, lontana da pericoli. Quindi quella che dovrebbe essere la situazione ideale per qualunque gatto. Chiaramente i miei consigli saranno invece per i gatti che per ovvie ragioni devono vivere in casa. E allora cominciamo a far funzionare questo, intanto. Adesso c'è tutto un trasferimento tecnologico. On e siamo su on, quindi sicuramente dovrebbe andare. Perfetto. Allora, chi è il gatto? Il gatto Roberto Marchesini, che è un collega che non esercita più, insomma in realtà è un etologo, è un filosofo, è una persona di grandissima cultura, lo definisce così: il gatto ha le doti cognitive di un ballerino, capace di scegliere tempi e spazi in piccolissime frazioni di tempo, coordinando con grazia e puntualità un corpo flessibile e disarticolato, capace di acrobazie uniche. Il gatto è questo, cioè è un individuo che fa del movimento, delle acrobazie, degli agguati, della caccia, una buona parte della sua ragione di vita. Il gatto non caccia perché ha bisogno di mangiare la preda, poi lo può fare anche. Caccia perché
dà, diciamo così, seguito a un desiderio che è quello di muoversi, di saltare, di arrampicarsi, di fare una serie di acrobazie, appunto. Come ci siamo ritrovati a vivere insieme? Cioè come l'uomo si è avvicinato al gatto? Di fatto per due motivazioni che riguardano l'una noi e l'altra il gatto. Da parte del gatto è la possibilità comunque di condividere con noi degli spazi, cioè superare la barriera della diffidenza, superare la barriera della paura e avvicinarsi a questo coso qui che è fatto diverso da me, però tutto sommato forse può essere gradevole per la convivenza, e parliamo chiaramente di migliaia di anni fa. Per quanto ci riguarda, la maggior parte delle specie che abbiamo addomesticato, che si sono avvicinate a noi, sono state avvicinate dall'uomo per un desiderio di cura dell'altro. Il gatto, se pensate ai gattini e ai cuccioli in generale, hanno proprio delle caratteristiche anche morfologiche attrattive per noi: gli occhi grandi, la testa rotonda, sono piccoli, paffuti, cioè tutto quello che attrae e sollecita noi il desiderio di accudimento, di adozione, di protezione, eccetera. Quindi ci siamo ritrovati insieme per un desiderio reciproco. Che cosa caratterizza un gatto? Allora, il dottor Zavaglia prima accennava all'intelligenza, alla differente intelligenza di cane e gatto, e ha accennato a delle cose estremamente corrette, quindi super promosso direi, ha studiato. Il cane ha un'intelligenza sociale. Cosa significa? Che il cane, quando vuole fare qualcosa, vuole raggiungere un obiettivo, ci coinvolge. Come minimo si ferma, ci guarda e riguarda nella direzione di quello che vuole fare o di dove vuole andare. Perché ha un'intelligenza, si dice, sociale, cioè le cose si fanno insieme. Il gatto non è vero che è proprio così solitario, ma la sua intelligenza, il suo approccio alla vita e al mondo sono sì solitari, cioè ha un'intelligenza, si dice, enigmistica, dove ci sono problemi da risolvere. Il gatto si metterà e ci riflette, ci ragiona, fa dei tentativi, delle prove, finché non arriva alla soluzione. Come si apre il frigorifero? Allora mi metto qua, dunque qui c'è una cosa morbida, la guarnizione, ce la posso fare, no, però è troppo dura. E allora magari può chiedere la collaborazione. Io avevo un cane e una gatta che collaboravano nell'apertura del frigorifero, poi la gatta, che non riusciva a saltarci dentro, tirava giù tutto e insieme banchettavano. Abbiamo dovuto mettere la catenella per evitare che si appuffassero con tutto quello che c'era dentro. Sto coso io non abbiamo molto d'accordo. Ok, perfetto. Allora, quindi, cosa caratterizza i gatti? Sono tutti molto differenti tra loro, è evidente, lo siamo noi, lo sono loro. I maschi dalle femmine, è molto differente il profilo comportamentale di un gatto maschio da una gatta femmina. Sono molto, anche per noi certamente, sono molto sensibili agli stimoli, che significa che sono curiosissimi. I gatti guardano per tutto, ci guardano in continuazione, osservano quello che tocchiamo, vanno lì, toccano con la zampa, perché hanno proprio sete, fame di comprensione di quello che li circonda. E come vi dicevo, hanno la possibilità, sono stati fatti un sacco di studi interessanti sulla intelligenza del gatto, per esempio hanno la capacità di memorizzare la presenza di un oggetto anche quando non lo vedono più, quindi sono consapevoli che un oggetto non sparisce quando non lo vedo più, è ancora lì, devo solo trovare il modo per ritrovarlo e raggiungerlo. C'era prima il filmato di Baldo sopra lo scatolone, Rotella, che la femmina era dentro, dice non ci sono più, non ci sono più, sì, ci sei qua sotto, lo so, ti sento pure. E comunque, appunto, la sua intelligenza enigmistica, la voglia di risolvere problemi, lo porta anche a crearseli a volte problemi, cioè ad andare a cercare in posti, dice ma perché entri dentro quello scatolone e poi fai fatica a uscire? Perché entri dentro la busta che ti si impiglia, poi da una miglia scappi via come se ci avessi il demonio alle spalle? Perché è troppo divertente, troppo interessante comunque entrare lì dentro e vedere che cosa c'è. Quindi, come vi dicevo, il cane ci chiede, il cane vede qualcosa qui e ci guarda, come facciamo a tirare fuori quella roba lì? Oppure la prendi te, la prendo io? Il gatto fa. C'è una cosa interessante? Si va,
questi sono loro che ci accompagnano a fare il passeggio lungo il Tevere. Il gatto partecipa, non fa insieme a noi, ma se noi siamo al computer, se noi studiamo, se noi leggiamo un giornale, se noi guardiamo la televisione, non lo fa con noi, però partecipa, è lì, è curioso, è interessato, che è sta cosa qua? Che è quello che si muove lì dentro, il mouse? Partecipa significa che se noi camminiamo in giardino, facciamo una passeggiata, nel nostro caso, vi dicevo, loro sono particolarmente fortunati, andiamo a fare una passeggiata con i cani, noi andiamo a fare una passeggiata con tutti i cani e i gatti, perché comunque quella cosa si può fare insieme. Ma mentre il cane ti aspetta e ti chiede dove andiamo, che facciamo, torniamo indietro, il gatto ti segue, sale sull'albero, fa cosa, e comunque non ha bisogno di noi per andare avanti. Rifà il letto, il gatto è lì che te lo disfa, ma perché questo? Non perché è rispettoso, un po' probabilmente anche, ma perché quello diventa un gioco predatorio, qualcosa che si muove così, le lenzuola che si muovono, se c'è poi un altro gatto sotto, peggio mi sento, diventa un, ok, adesso si caccia, cosa? Niente, però si caccia, si fa finta di cacciare. Pulisci la cucina? Il gatto è lì. Dici ricominci da capo? Sì, usi la candeggina, perché c'è stato il gatto dentro il lavandino, che faccio, non ci metto la candeggina. Attenzione, la candeggina può dare delle risposte allucinatorie, diciamo così. Questa è la gatta di un'amica, una collega, che aveva pulito il piano cucina con la candeggina. Guardate la coda di questa gatta. È molto innervosita, cerca di marcare. Poco tempo fa io mi sono presa un morso dalla mia gatta perché avevo la candeggina sulle mani, perché comunque ha un odore molto stimolante, quindi è fortemente eccitatorio. Quindi attenzione, per esempio, il gatto fa la pipì fuori dalla cassetta, pulisco con la candeggina. Ok, così la tornerà a fare sicuramente lì. Se volete la garanzia, mettete la candeggina che il gatto torna sul... Ve lo spiego? Dopo io dico, Maria, ti racconto come devi pulire. Acqua e bicarbonato, l'unica cosa che toglie la marcatura. Accendi la stufa, qualunque cosa facciamo, il gatto partecipa, non fa con noi. Al cane puoi chiedere di portarti un legnetto quando stai facendo una cosa, perché il cane non vede l'ora di fare quelle qualunque cosa con noi. Al gatto, figuriamoci se glielo vuoi chiedere, anche se fosse leggero. Il gatto ti guarda e dice, io ti devo portare una cosa a te, ma te la prendi. Io sto qui, guardo e ti dico al limite se stai facendo bene, quindi magari la tiro giù, la guardo bene, ah vabbè, non mi interessa, vado via. Quindi i gatti sono molto partecipi, vedete che in realtà se cominciamo a condividere, se consentiamo loro di condividere con noi quello che facciamo, subito andiamo lontani dall'idea, dal preconcetto del gatto solitario che non c'ha voglia di stare con noi, che è disinteressato, che sì vabbè tu fai la tua vita che io faccio la mia, perché in realtà loro amano condividere con noi, ma non amano del tutto fare insieme, cioè non sono proprio portati a fare insieme a noi. I gatti, anche quando non lo sappiamo, ci sono lì che ci guardano. Questo è Baldo sopra il frigorifero, l'altro giorno l'ho visto, ho preso un colpo perché non mi ero accorta che era salito, e quindi vedi questi occhi inquietanti, dice vabbè, lui è lì, c'è sempre. Quindi quali possono essere le riflessioni, diciamo così, pratiche per la gestione di un gatto in casa? Allora, intanto la nascita. I gattini, sapete tutti, che nascono con gli occhi chiusi, le orecchie chiuse, quindi c'è una forte immaturità. Hanno bisogno chiaramente di un forte accudimento, che chiaramente si spererebbe fosse fatto dalla mamma. In alcuni casi non è possibile, magari gattini abbandonati, ma comunque dobbiamo considerare che la mamma non ha solo un ruolo strettamente di accudimento del gattino, quindi riscaldarlo, nutrirlo, proteggerlo, stimolarlo perché faccia i bisogni, eccetera, ma ha anche un ruolo guida. La mamma insegna dal momento della nascita in avanti tutto ai suoi gattini, in realtà anche prima della nascita insegna. Se io ho una mamma, diciamo tra virgolette, selvatica, di queste che non amano molto il contatto con l'uomo, quella mamma a contatto di fronte a una persona reagirà con uno stress. Questo stress ai gattini che stanno
nella pancia viene trasferito e tutto quello che c'è come sottofondo arriva in qualche modo ai gattini, il rumore di una voce umana, eccetera. Quindi quei gattini già nasceranno con qualche difficoltà di socievolezza nei confronti dell'essere umano, che si può recuperare, ma comunque va tenuta in considerazione. L'evoluzione però poi è velocissima, perché un gattino nasce così, ma nell'arco di 15 giorni, 10-15 giorni, comincia ad aprire gli occhi, comincia ad avere dei momenti di autonomia, quindi sviluppa, diciamo, nell'arco del primo mese di vita, dei primi 20 giorni ancora di più, la capacità di percepire con tutti gli organi sensoriali, quindi apre gli occhi, apre il condotto uditivo, comincia a sentire quindi tutti gli stimoli, ma anche l'apparato locomotorio si matura. Perché? Perché il sistema nervoso matura dopo la nascita, quindi un gattino alla nascita si dice che si muove per reptazione, cioè come un rettile, striscia. Dopo una decina di giorni comincia a riuscire, acquisisce la capacità di stare sui quattro arti e man mano raffina e affina questa capacità. La mamma in tutto questo chiaramente ha un ruolo prima di tutto, vabbè, protettivo di accudimento, ma anche di favorire le relazioni sociali. Quindi questi gattini in questa foto hanno circa 35 giorni, quindi capite che nell'arco di così poco tempo tantissime cose cambiano e i gatti cominciano a sperimentarsi in tutto quello che sarà la loro vita. Quindi le prime relazioni sociali sono nella cucciolata e con la mamma, e poi man mano ampliano. Questo è lo zio, è zio Baldo, quindi è qualcuno che non c'entra nulla, diciamo, con la famiglia stretta, ma che in realtà dà grandi insegnamenti. E allora cosa dobbiamo fare, per esempio, quando abbiamo dei gattini di 30, 35, 40 giorni, quindi quando cominciamo a svezzarli? Tenere in considerazione che da questo momento in avanti la mamma non dovrà più sollecitarli per i bisogni, quindi deve comparire la cassettina per i bisogni. Dobbiamo fargli capire che roba è quella lì, spiegargli che lì dentro ci si fanno delle B, chiaramente mettendola lontana dal cibo, perché voi andreste a mangiare in bagno? Direi di no, io sicuramente no, il gatto neanche. Quindi la presenza di adulti, altri adulti, può essere importante che siano capaci. In questa fase comincia la socializzazione. Lui aveva visto da poco lei, che è un cane di grande taglia, che si era affacciato e dice: no, i gattini un'altra volta ci stanno qua. Ma poi hanno cominciato a prendere consuetudine. Zio Baldo, non volendo, insegna a che cosa serve quella cassettina lì. Qui adesso arriva uno stalker, scusate, non è molto carino farlo vedere mentre fa la pipì, ma d'altronde questo deve fare. Questo gattino qui sta giocando, sta rompendo le scatole, ma in realtà sta imparando una lezione importantissima, cioè: ah, qua dentro ci si fa quella roba lì, dice, c'è l'odore. Sì, ma può non bastare. Questi gattini sono stati da soli mentre noi eravamo in vacanza, quindi con una persona che andava ad accudirli, eccetera. Io sono tornata che erano stati svezzati, quindi ero mancata in una fase importante, per cui non tutti facevano i bisogni dentro la cassetta. Tu fermi tutti, perché questi vanno dentro delle case, io poi che figura ci faccio se do dei gattini che non sono abituati alla cassettina. Ci abbiamo messo molto poco, anche grazie all'aiuto di Baldo. In questa fase, scusate, non so perché è così, ma non importa, in questa fase dobbiamo anche cominciare a insegnare quello che servirà, è andata avanti, perfetto, quello che servirà, grazie, per la gestione del gatto. Quindi dovremo portarlo dal veterinario? Direi di sì, come ci diceva il professor Metelli prima, il gatto va portato in visita da giovane e da adulto e da anziano. Quindi dovremo insegnargli che, per esempio, il trasportino non è quella cosa mostruosa, tremenda, che compare solo quando uno antipaticissimo mi mette le mani addosso, il termometro nel sedere e mi fa la puntura. Il trasportino è una parte dell'arredamento della casa, è una cosa dentro cui è anche divertente, perché dicevamo, un gatto è curioso, figuriamoci se metto il trasportino se non ci entra dentro. Quindi può essere all'inizio un finto trasportino,
una scatola fatta con una maglietta che poi diventerà il trasportino nero. Che cosa fa il gatto? Possiamo adesso andare avanti. Che cosa fa il gatto poi diciamo un mese e mezzo in avanti? Comincia a fare le prove per tutto quello che gli servirà da adulto. E quindi i gattini cominciano a cacciare tutto quello che è cacciabile e non, prede vere e prede finte. Un gattino inserito all'interno di una, questi cacciano le prede vere, le farfalline, ma un gattino che viene inserito all'interno di un ambiente domestico dove non è che posso allevare le farfalline per fargliele cacciare, che cosa deve avere, che cosa deve trovare? Un arricchimento ambientale, quindi oggetti che pendono, che hanno dei fili attaccati dietro, che ricordano in qualche modo le prede e che permettano al gattino di sperimentarsi in quello che è la sua, diciamo così, il suo passatempo principale, che è il cacciare. E quindi possiamo, vabbè questa rimane sotto, fare dei giocattoli che arricchiscano e che gli permettano di usare le zampe e fare finta di cacciare. Quindi, come possiamo rendere felice un gatto che vive in casa? Diamogli la possibilità, a volte io faccio delle visite comportamentali a gatti che cominciano a fare i bisogni fuori dalla cassetta o ad aggredire i proprietari, e alla prima domanda, ma il gatto come, osservando anche l'ambiente domestico, il gatto non può salire sui mobili del soggiorno perché ci sono i vari nidoli e quindi non li posso spostare. Non può salire sui mobili della cucina perché non è igienico, eccetera. Per il gatto esplorare anche in verticale è fondamentale. Il gatto guarda dall'alto, si lancia, fa tutta una serie di cose che sono proprio prioritarie tanto quanto mangiare. Sono importantissime. Quindi finte prede, cioè giochi, giocattoli e giochi che possano permettere al gatto di sperimentarsi in una finta caccia all'interno di un ambiente domestico sono fondamentali. Altrimenti lo diventeranno le mani e i piedi, perché sono le cose che più si muovono dentro una casa. Evitate i laser, questi, o tutto quello che finge di essere una preda ma che non può essere toccato, perché sono frustranti da morire, anche se purtroppo molti giocattoli per gatti vengono fatti con questa cosa tremenda. Quindi per essere felice poi si deve poter arrampicare e riposare appartato, deve potersi fare le unghie non se le fa perché se le deve affilare, se le fa perché deve lasciare un segno di dove sta. Quindi i tiragraffi non li mettete nascosti, anche se sono brutti, metteteli vicino ai punti in cui lui vuole farsi le unghie. Se si fa le unghie sul divano, perché quello è un posto importante, deve segnalarlo, e allora mettiamo il tiragraffio vicino al divano, così non se le fa più sul divano. Niente bagno in cucina, quindi chiaramente la cassetta lontana dal cibo, e possibilmente, cosa che si fa in pochi e molti colleghi purtroppo anche la sconsigliano, ma sarebbe importante consigliare, il cibo ad libitum, cioè almeno il cibo secco dovrebbe essere sempre a disposizione, perché un gatto spizzica poche crocchette fino a 10-15 volte al giorno. Poi gli possiamo dare l'umido, quello che vogliamo dargli extra, ma la possibilità di gestirselo deve averla. Giocare con il gatto è fondamentale, perché come vi dicevo, quando c'è la possibilità di partecipare a quello che facciamo, il gatto lo fa. Quindi non pensiamo al gatto come un soprammobile, non pensiamo al gatto come uno che prendo il gatto perché tanto sto fuori casa, 12 ore al giorno, il gatto sta bene da solo. Non è vero per niente. Il gatto non sta bene 12 ore al giorno da solo, e gli altri 12 che più o meno tra la cena e tutto, con lui ci sta poco niente. È importante dedicargli del tempo, perché lui comunque è continuamente con noi. Convivenza con altre specie, per esempio con il cane, sì e no, o meglio, si possono introdurre dei gatti dove ci sono i cani e viceversa, ma per questo vi consiglio di chiedere comunque una consulenza, di chiedere un consiglio, perché a volte o l'uno o l'altro possono farsi male se le cose non vanno nella direzione giusta. Quindi è importantissimo, soprattutto se è una femmina, quindi diciamo così, un pochino più dispettosa, via, definiamola dispettosa, è importante, a parte la battuta, in generale è importante comunque inserirli al meglio. Quindi
Se un pesce è la personificazione, l'essenza stessa del movimento dell'acqua, allora il gatto è il diagramma e modello della leggerezza dell'aria. I gatti hanno bisogno, come diceva prima la domanda di Gianmario rispetto all'aspetto, diciamo, articolare, eccetera, in realtà proprio anche a livello cognitivo, emozionale, di benessere psicologico, il gatto ha bisogno di muoversi, esplorare in tutte le dimensioni di una casa, ancor più se vive esclusivamente all'interno di una casa. Quindi più sarà arricchito l'ambiente e più felice sarà il gatto. Grazie dell'attenzione. No.